1958. Il mondo intero assiste incuriosito agli ultimi volteggi dello Sputnik, il primo satellite artificiale della storia. Volare. Domenico Modugno lancia il suo gioioso Volare, che diventerà la canzone italiana più ascoltata al mondo. Nell'Italia del cosiddetto miracolo economico, Amintore Fanfani succede ad Adone Zoli alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Lucca è l'unica provincia bianca a maggioranza democristiana nella rossa Toscana. Chiusa e compatta nella sua cerchia urbana, sembra essere indifferente e apatica a quello che accade nel resto del paese. Muore Pio XII e viene eletto Papa Giovanni XXIII. La chiesa lucchese è retta sin dal 1928 dall'anziano arcivescovo Antonio Torrini. Ormai ottantenne, il 29 giugno 1958 annuncia alla diocesi che la Santa Sede ha deciso di inviare a Lucca un vescovo ausiliare, vescovo che porta il nome di Enrico Bartoletti. Ma chi è questo vescovo 42enne? Enrico Bartoletti nasce il 7 ottobre del 1916 in questa casa a San Donato di Calenzano, un paese della provincia e della diocesi di Firenze, da Gino e Albertina Donnini. Secondogenito di quattro figli, viene battezzato nell'antica Pieve, dove riceverà poi anche la prima comunione. Nel 1927, all'età di 11 anni, terminate le scuole elementari, nonostante il parere contrario del babbo Gino, socialista convinto e fabbro colto e geniale, il giovane Bartoletti entra nel seminario fiorentino di Cestello, che frequenta con dedizione e profitto. Il mio nonno, invece, che era un laico, era socialista, ma socialista non riformista turatiano, socialista di quelli più a sinistra, più duri, più forti. Questa decisione non l'accettò. Tanto è vero che andò anche dal proposto di San Donato, che era Don Pugi, gli chiese di dissuaderlo da questa idea di farsi prete. E invece non ce la fece. Col tempo, i rapporti tra il babbo Gino e il giovane Enrico si normalizzano, come è testimoniato da uno scambio di corrispondenza sempre più fitto e confidenziale tra i due. Nel 1934, a 18 anni, Bartoletti viene inviato a Roma presso l'Almo Collegio Capranica, uno dei più prestigiosi luoghi di formazione al sacerdozio. Terminato brillantemente il liceo, frequenta la facoltà di teologia alla Gregoriana e studia Sacra Scrittura all'Istituto Biblico. È una bella domenica di sole, il 23 luglio 1939, quando, a Firenze, Enrico Bartoletti viene ordinato sacerdote dal cardinale Lia Dalla Costa nella chiesa di San Salvatore, situata all'interno del palazzo arcivescovile. A parte questa breve ma fondamentale parentesi, Don Bartoletti rimane a studiare a Roma, all'Istituto Biblico, ancora per 2 anni. Questo gli consente di completare la sua profonda formazione religiosa e di acquisire un notevole bagaglio culturale basato su conoscenze e incontri con personaggi che diventeranno poi protagonisti autorevoli del Concilio Vaticano II. Nell'estate del 1941 è richiamato a Firenze, dove diventa uno dei vicerettori del seminario minore. Quando stavi in seminario sembrava non avesse altra preoccupazione che quella della formazione, quindi dell'educazione dei giovani.
ma aveva tante altre iniziative, aveva tanti altri contatti e è sempre stato in queste cose un uomo che promuoveva, che faceva crescere e che creava comunione. Il meglio che possa dare agli altri di me stesso è la mia preghiera. Quella soprattutto e prima di tutto. Essere angelo custode dei miei alunni con la preghiera continua, particolare, per i singoli individui. Mio Dio, vi offro tutto per i miei ragazzi. Fatiche materiali, umiliazioni, vita di nascondimento, tutto. Accettate, mio Dio. Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'Italia vive il dramma della guerra e la Chiesa fiorentina, per volere dell'arcivescovo Dalla Costa, è impegnata a proteggere gli ebrei. Lo stesso seminario minore viene utilizzato come rifugio provvisorio. Proprio per questo, la mattina dell'8 dicembre 1943, subito dopo la messa, Don Enrico viene arrestato. Dopo un lungo interrogatorio ad opera delle famigerate camicie nere della banda Carità, è rilasciato ma, come dice lo stesso Bartoletti, con tanti ammonimenti e minacce. Intanto, col passaggio del fronte, il seminario minore diventa primo ospedale tedesco, poi americano. Per Don Enrico Bartoletti, ormai rettore del minore a soli 27 anni, sono periodi di grande responsabilità e di intensissimo lavoro. All'interno del seminario, la sua proposta formativa è accettata con entusiasmo dai seminaristi, ma è totalmente osteggiata dal clero e dallo stesso cardinale Dalla Costa. Cresce la diffidenza per il modo in cui viene gestito il seminario. Bartoletti si sente solo. Il mio lavoro, i miei metodi, le mie idee, tutto condannato in blocco e ufficialmente. Ideologicamente sono solo, solo come un cane, con le mie miserie e con Dio. E cerco di rifugiarmi in Dio, per quanto mi dispiaccia di ridurlo ad una cosa tanto meschina e soggettiva. Il mio Dio. Il cardinale ha convocato i superiori dei due seminari per ridurli all'uniformità, concludendo nella condanna di quanto io facevo. Poi mi sono accorto che la rete attorno a me è vastissima, ed io il solo pesce da pigliare. I diari sottolineano proprio questo, anche un patema interiore, anche uno sforzo notevole appunto d'assimilazione del Vangelo, una difficoltà anche di fronte alle situazioni, ma tutte queste cose le viveva come una crocifissione sua, personale. Agli altri egli dava la serenità e la gioia. Questa tensione provoca nel 1952 l'arrivo a Firenze del visitatore apostolico dei seminari, Monsignor Ilario Alcini, la cui relazione conclusiva approva, senza mezzi termini, l'azione educativa di Bartoletti e invita il cardinale Dalla Costa a rimuovere il rettore del seminario maggiore. Ma le conseguenze di queste valutazioni non sono immediate. Solo nel 1955 Bartoletti viene nominato rettore unico dei seminari fiorentini. In seminario Bartoletti è anche docente di ebraico, greco biblico e introduzione alla Sacra Scrittura, la sua grande passione. E lui riusciva ad avere un rapporto personale con tutti. Ricorda ancora in una maniera vivissima, come per esempio in occasione del Natale, e gli faceva tanti bigliettini rivolgendosi a ciascuno dei ragazzi, a ciascuno anche di noi. Ed era un uomo che sapeva suscitare fiducia nella persona, la quale si sentiva compresa, valorizzata e quindi impegnata a dare il meglio di sé. Nella vita cittadina fiorentina, la sua è una presenza discreta, quasi timida. Da educatore e padre spirituale, diffonde la Bibbia, tiene conferenze, partecipa a dibattiti e incontri. Tra i molti personaggi che Don Enrico Bartoletti ha occasione di incontrare a Firenze e con i quali instaura un rapporto di collaborazione e amicizia duratura, possiamo ricordare Giorgio Lapira, sindaco di Firenze dal 1951 al 1957. Don Giulio Facibeni,
fondatore dell'opera Madonnina del Grappa, e Don Lorenzo Milani, con il quale avrà un rapporto tormentato ma mai interrotto fino alla morte prematura dello stesso Don Milani. Don Lorenzo Milani era un integralista, si direbbe, o meglio, un integrale, un intero. Egli non poteva sopportare, diciamo, mezze misure, e per lui esisteva soltanto la strada che gli aveva individuato e sulla quale il Signore l'aveva messo. Monsignor Bartoletti era uno che cercava invece di conciliare, per il grande amore che aveva al Signore, cercava di andare incontro alle persone valorizzandole per quello che avevano e perché diventassero quello che potevano diventare. Ma felice quando finalmente sul letto di morte gli ha potuto salutare, benedire Don Lorenzo Milani, il quale era felice di essere visitato dal vescovo Bartoletti, tanto che ai suoi ragazzi diceva: baciategli la mano al vescovo Enrico. A giugno del 1958 Monsignor Bartoletti lascia la direzione dei seminari fiorentini in quanto l'8 settembre dello stesso anno, su nomina di Papa Pio XII, riceve nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze dall'arcivescovo coadiutore Monsignor Florit la consacrazione episcopale con nomina di ausiliare dell'arcivescovo di Lucca Monsignor Antonio Torrini. Vive i giorni precedenti la sua ordinazione quasi con drammaticità. Le riflessioni sfociano nella preghiera. Signore, aiutaci a restare sulla croce senza stancarci, a non chiedere di essere schiodati, ma di restarci finché tu vuoi. Come motto episcopale, il vescovo Bartoletti sceglie In spe fortitudo, e davvero, la speranza sarà la fortezza che sempre lo sorreggerà. Credo che il vescovo lo si possa descrivere a partire dal nome stesso, Episcopos. Episcopos è colui che guarda, e colui che guarda come guarda la sentinella. È colui che guida il cammino dei fratelli, il cammino della comunità, verso l'obiettivo, verso la meta. È colui che protegge, custodisce il cammino dei fratelli, perché non sia un cammino disperso, non sia un cammino naufragato, e perché la comunione fraterna sia sempre mantenuta, salvaguardata e promossa. Non richiesto dalla curia lucchese, il suo arrivo crea, in una Lucca chiusa e tradizionalista, imbarazzo, scetticismo e un certo fastidio. Quello che si avverte immediatamente è lo spaccato, è la diversità tra la Chiesa di Lucca degli anni 1958 e questo giovane, nuovo vescovo, uomo nuovo, un uomo che viene da lontano ma con una formazione culturale, biblica, teologica, pastorale, spirituale, completamente diversa da una Lucca che viveva nelle sue sane, ma superate in qualche modo, tradizioni religiose. Il 13 settembre 1958, in occasione della festività della Santa Croce, il vescovo ausiliare fa il suo ingresso ufficiale nella diocesi, partecipando alla solenne luminara. Da notare che, solo un mese dopo, il 28 ottobre, un grandissimo personaggio, Giovanni XXIII, verrà eletto Papa e farà così il suo ingresso ufficiale alla guida della Chiesa Universale, marcandone fortemente il cammino. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Parlando di Giovanni XXIII, Monsignor Bartoletti ebbe a dire, rispondendo ad un interlocutore: è venuto questo vecchio Papa Giovanni e ci ha scavalcati tutti.
È stato lui a chiarirci le idee, a farci capire dov'è la novità cristiana. A fianco dell'anziano arcivescovo Antonio Torrini c'è l'influente vicario generale Monsignor Vincenzo Del Carlo, che tiene saldamente in mano le redini della diocesi al quale l'arcivescovo si rivolge per ogni esigenza o consiglio. Bartoletti viene tenuto accuratamente in disparte. Il suo ministero inizia senza nessun incarico preciso se non quello di aiutare, come fosse un prete qualunque, Monsignor Torrini nelle celebrazioni liturgiche e nelle manifestazioni religiose. La curia era tutta di uomini di altra epoca, di altra mentalità, per niente aperti alla novità della situazione sociale, culturale, italiana, che poi esploderà in modo particolare negli anni successivi, ma soprattutto per niente formati alla novità del Concilio. Si può solo immaginare il disagio e la sofferenza di Bartoletti in questa situazione. Vive una vita quasi da seminarista, non dispone di alcuna autonomia, non ha un ruolo preciso e in più è guardato con sufficienza e diffidenza. Nonostante questo, Monsignor Bartoletti nutre nei confronti dell'anziano arcivescovo, benché uomo di altro secolo, di formazione spirituale e culturale completamente diversa, assoluto rispetto e devozione, e cerca sempre di mantenere un rapporto di collaborazione basato sull'obbedienza, la stima e la carità fraterna. L'aspetto della sua capacità di rapporto, della sua capacità di relazione che tanto ha significato per la Chiesa di Lucca e per le Chiese in Italia, lo toccavamo con mano, potremmo dire, quotidianamente nel suo rapporto con il vecchio arcivescovo, con Monsignor Torrini, un arcivescovo ultra ottantenne, vivrà fino a 95 anni, sarà proprio lui a chiudergli gli occhi. Ecco, il rapporto tra Monsignor Bartoletti e Monsignor Torrini, un giovane vescovo, Bartoletti, intelligente, acclamato, stimato, ammirato, il vecchio arcivescovo, e lui quasi si metteva nel cono d'ombra del vecchio arcivescovo, senza mai sgomitare, senza mai fare un passo avanti, senza mai prendere il sopravvento su di lui, ma con un atteggiamento di affetto, di sottomissione, di obbedienza, che veramente è stata una testimonianza per l'intera Chiesa di Lucca. Questa difficoltà nel rapporto tra i due vescovi viene portata anche a conoscenza di Giovanni XXIII nel corso di un'udienza di entrambi, a Roma, il 13 dicembre 1960. Bartoletti, riferendosi a questo incontro con il Papa, appunta nel suo diario: l'ausiliare è il difficile accordo con l'arcivescovo. Grande conforto per le sue parole e per la sua umanissima comprensione. Ricevuti eccezionalmente da soli, siamo restati col Santo Padre in piacevole e edificante conversazione dalle 12 alle 13. Segue un'annotazione di colore. Il Santo Padre mi è apparso di una sincerità e umiltà davvero impressionante. Sotto il buon taglio di un contadino, una grande fede e una non minore saggezza. Nel mandato della Santa Sede c'è anche la cura pastorale dell'Azione Cattolica e quindi, almeno in questo settore, Monsignor Bartoletti ha modo di sfruttare gli spazi che gli si aprono per cercare di coinvolgere sempre più il laicato. È in questa ottica che comincia ad insegnare, leggere e commentare la Sacra Scrittura nel corso degli incontri con il Movimento dei Laureati Cattolici, della FUCI, dell'Unione Giuristi Cattolici, dell'UCIM, dei Laici di Azione Cattolica, e nei ritiri al clero, dove ha modo di far emergere la sua linea di fondo sulla parola di Dio, sulla Chiesa, la liturgia e la pastorale. Inizia a leggere la Sacra Scrittura. Tutte le settimane, mi ricordo, iniziò con la lettera ai Romani, e noi dal seminario si facevano salti mortali per essere in Piazza del Giglio, numero 3, nella sede del Regnum Christi. E si ritornava poi in seminario e la mattina dopo si tempestava di domande il professore di Sacra Scrittura, il professore di Teologia, e per dirgli ma queste cose, e vedevamo l'imbarazzo dei nostri docenti di Sacra Scrittura, di Teologia, di Morale, di Pastorale, perché portavamo delle notizie, dei contenuti dottrinali che non erano molto alla loro portata. Si capisce che Monsignor Bartoletti ha una conoscenza della Bibbia fuori dal comune. In realtà è un innamorato della Sacra Scrittura,
un amore sbocciato nel corso dei suoi studi all'Istituto Biblico di Roma, approfondito nel corso degli anni e mai più abbandonato. Nel Vangelo si ricordava la trasfigurazione, la seconda domenica di Quaresima. Ecco, dopo tantissimi anni ho sempre negli occhi e nel cuore l'immagine di quest'uomo dotto, sapiente e io vorrei dire santo, che spiegava, ci trasmetteva questi segreti della scrittura, e ebbi questa impressione: quest'uomo non solo conosce la scrittura ma la vive, quindi raccontava quello che traspariva, che viveva e che interiorizzava nel suo cuore. Questi incontri, queste lezioni e approfondimenti danno la sensazione di una ventata di aria fresca e ben presto l'ausiliare viene invitato anche da altre associazioni, oltre che da gruppi parrocchiali. Molti di questi incontri avvengono nel salone dell'arcivescovato. Eravamo qua, parlavamo con lui, eravamo sollecitati a cercare il suo contatto, ci accoglieva con calore, aveva una straordinaria attitudine a farsi giovani con i giovani e a darci però anche il senso di una maturità da acquisire, di cui lui poteva essere curatore e maestro. Ogni lezione di Monsignor Bartoletti era corredata di quegli elementi di portata spirituale, ma anche di alto livello scientifico, che la gente accettava, che la gente desiderava, che la gente attendeva. Il 25 gennaio 1959 Giovanni XXIII annuncia la celebrazione di un concilio ecumenico. Sarà questo, come lo stesso Papa chiarirà più volte, un concilio di apertura al tempo presente, una novella Pentecoste per far capire più profondamente alla Chiesa, mettendo anche in discussione se stessa, la propria identità. Questo annuncio viene accolto con molta freddezza e stupore tra i cardinali e le alte sfere della Curia Romana. C'è chi si dice semplicemente preoccupato, altri parlano di imprudenza e inesperienza, altri addirittura che questa decisione è destinata ad un sicuro insuccesso. Nella Chiesa e nel resto del mondo, invece, l'annuncio del Concilio è accolto con grande interesse e molta aspettativa. Il Concilio Vaticano II indubbiamente è stata una svolta molto importante nella storia della Chiesa e nella vita anche dei cattolici italiani, però bisogna sempre distinguere quelli che erano modi di esprimersi di alcuni singoli, addirittura nemmeno partecipanti, ma esperti nel concilio, e da quelle che sono le decisioni dei documenti. Spesso si continua a fare un po' di confusione a questo riguardo. C'è una continuità tra prima e dopo il concilio che è sostanziale, la storia della Chiesa e della Chiesa italiana è questa, con una sensibilizzazione accentuata verso una serie di problemi che man mano si pongono in maniera differente anche sul piano esterno ai confini limitati della nostra nazione. Cosa sia stato il Concilio Vaticano II per Monsignor Bartoletti lo dirà poi lui stesso nel corso dell'omelia di commiato dalla diocesi di Lucca il 19 novembre 1972. E venne il concilio, in attesa primavera di nuove prospettive che si rifacevano alle sorgenti stesse della vita della Chiesa, e se confermavano idee e propositi da me lungamente sognati ed amati, mi sembravano mirabilmente rispondere alle necessità e alle attese di questa Chiesa di Lucca, capace dalla sua solida vetustà di coniugare l'antico col nuovo e di sopportare l'innesto di giovani virtù. Giovedì 11 ottobre 1962. Maternità di Maria. Solenne apertura del concilio. Alle 8:30 dai Musei Vaticani, in Sala delle Lapidi, comincia la sfilata dei vescovi. Entriamo in San Pietro. Ecco la Chiesa. Veramente questa è un'epifania del mistero ecclesiale. Tutto si svolge davvero come una grande liturgia. Il mistero della Chiesa è operante nel suo massimo di visibilità.
Il Concilio Vaticano II scuote la tranquillità della vita religiosa lucchese. La prima preoccupazione di Monsignor Bartoletti è quella di far conoscere il contenuto dei dibattiti e dei documenti conciliari. Infatti, a differenza della maggior parte dei vescovi italiani, si impegna a diffondere subito i lavori del Concilio. Lo fa con lettere pastorali, scritte a sacerdoti, seminaristi, religiosi e laici, ma soprattutto attraverso i famosi incontri nel salone dell'arcivescovato, gremito all'inverosimile, che tenta di rendere vivo, in diocesi, il cammino conciliare, mettendone in luce il valore teologico e la dimensione pastorale. Poco dopo il suo arrivo a Lucca ci fu l'inizio del concilio e allora vivemmo con Monsignor Bartoletti una stagione particolarmente significativa perché tornava dalle sessioni del concilio insieme a Monsignor Torrini e a Lucca, nell'arcivescovato, invitava tutta la diocesi per fare come un resoconto di quello che avevano vissuto a Roma. Ricordo in quell'occasione fu invitata una volta anche la Pira. Il 26 luglio 1964, tre giorni dopo il 25esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, muore il babbo Gino. Il dolore è immenso e porta il vescovo quasi a prendersela con Dio. Il babbo è morto stamani, improvvisamente. Caro babbo mio, come fo, Signore, a credere al tuo amore? Alla realtà del mistero pasquale, ad affermare ad ogni costo la mia speranza in te? Aiutami, Signore. Mi pare di non poterne più. Eppure ti lodo e ti benedico dal fondo dell'anima dove resta una radice profonda di letizia e di gaudio. E, dopo un riferimento alla messa giubilare celebrata tre giorni prima, conclude: ho creduto più che mai alla tua presenza e al tuo amore, oh Signore. Fammi restare in questa luce di speranza, di abbandono e di donazione. Nel 1956, nella diocesi di Lucca, a Viareggio, nasce il fenomeno dei cosiddetti preti operai. Don Siro Politi, primo prete operaio italiano, va a lavorare in un cantiere navale e trasforma una vecchia baracca del porto in una piccola chiesa con annesso un piccolo locale abitativo. Più tardi, nella località Bicchio, sempre a Viareggio, Don Politi fonda la comunità sacerdotale agricola di Santa Maria. Qui si lavora, si prega, si decide e si vive insieme. Il punto di riferimento della comunità è il mistero dell'incarnazione. E quindi, come una sequela di Gesù, ecco, questo entrare nella storia umana, non dalla porta principale, ma dalla porta, diciamo, di servizio, ecco. E quindi la vita di lavoro, la vita di famiglia, una vita non separata dagli altri, non distinta né per abito né per modalità, era il principale messaggio che questa comunità portava, di una parola che era per tutti, non la parola della comunità, la parola di Gesù. Un modo nuovo, ma certamente diverso, di concepire il sacerdozio che non lascia indifferenti le alte sfere ecclesiastiche. A questo proposito, il 23 novembre 1971, Monsignor Bartoletti scrive al sostituto della Segreteria di Stato, Monsignor Giovanni Benelli. L'aspetto positivo di detta comunità è la fedeltà ad un'intensa vita di preghiera, personale e comunitaria. Vi sono però preoccupanti forme di polemica e di contestazione che sono tornate ad esprimersi prima del sinodo, in varie manifestazioni. Ma già alla fine del 1971, la comunità in senso vero e proprio cessa di esistere. Nel 1965, a concilio ormai concluso, Monsignor Bartoletti può proporre quello che ha sempre pensato: il primato della parola di Dio in tutta la vita della Chiesa. Una delle principali innovazioni nelle celebrazioni liturgiche è l'introduzione della lingua italiana al posto del latino, con il celebrante non più di spalle, ma rivolto verso l'assemblea dei fedeli. Io ho fatto il chierichetto e durante la messa si diceva il rosario e la messa era in latino, col prete rivolto su verso, nessuno capiva nulla e da ragazzino a Capezzano Piana, dove sono nato, guidavo il rosario durante la messa. Che messa era quella lì?
Bartoletti aveva trovato una diocesi di stampo antico e portò subito una ventata nuova, soprattutto facendoci capire l'importanza e la bellezza della parola di Dio. Soprattutto per la liturgia, quando iniziò il cambiamento, entrò la lingua italiana il 7 marzo del 65, fu un grande giorno. Io ero a San Paolino e mi ricordo che lui celebrò la prima solennità di San Paolino nel 65 in italiano, con l'altare voltato verso il popolo. Ci aiutava a entrare dentro la liturgia e ci aiutava a capire quello che la liturgia doveva essere per la vita della Chiesa. Ma recepire il senso del Concilio richiede in molti un cambiamento di mentalità non sempre immediato e condiviso da tutti. Quella di Monsignor Bartoletti è una figura che in un certo senso è emblematica. È la testimonianza di una persona che, partendo da coordinate culturali, teologiche e spirituali diverse, ha migrato verso lo spirito del Concilio. È una figura di vescovo che rappresenta il vescovo del Vaticano II, il vescovo nuovo secondo l'intuizione del Concilio. E mi pare che sia una di quelle figure alle quali bisogna spesso e significativamente tornare, perché ci affida, ci consegna delle testimonianze e dei valori che sono centrali nella vita del vescovo e sono caratteristici della stagione della Chiesa post-conciliare. A un mese dalla conclusione del Concilio, l'11 gennaio 1966, Monsignor Bartoletti viene nominato amministratore apostolico sede plena, fornito quindi di tutti i poteri episcopali. Intanto, a seguito dei contatti avuti durante il Concilio con Monsignor Perrodin, vescovo di Kabgayi in Ruanda, la diocesi di Lucca ha l'opportunità di sviluppare la sua dimensione missionaria. Nel 1968, nel paese africano, per merito di Don Gualdo Bosi, un ingegnoso e infaticabile prete fidei donum di origine garfagnina, dotato di ferrea volontà e di notevole capacità, viene inaugurata nella zona di Cesa una nuova parrocchia intitolata al Volto Santo di Lucca e finanziata dalle offerte raccolte in diocesi. Come amministratore apostolico, il vescovo, così veniva chiamato comunemente a Lucca Monsignor Bartoletti, cambia il modo di effettuare le visite pastorali nelle parrocchie. Non più una visita prevalentemente amministrativa, ma una visita come atto ecclesiale e pastorale con tutta la comunità riunita, anche con i malati che va personalmente a visitare nelle case. La visita intende suscitare ovunque un approfondimento della fede, una coscienza illuminata dal nostro essere Chiesa, uno spirito di coesione e di collaborazione pastorale nella verità e nella carità. Lo ricordo quando lo accompagnavo nelle visite pastorali, queste donnine anziane, ammalate, le persone più semplici, erano quelle che rimanevano più innamorate di questo vescovo, per il suo tratto di bontà. Verità e carità in lui si univano inscindibilmente insieme. Come sappiamo, Monsignor Bartoletti era stato per molti anni educatore nei seminari fiorentini e quindi è facile capire che anche a Lucca abbia a cuore la formazione spirituale e culturale dei nuovi sacerdoti. Nel seminario di Lucca la situazione è abbastanza delicata sia per le divergenze di vedute tra Monsignor Bartoletti e il rettore Monsignor Pietro Cantieri, sia per il tipo di formazione adottata, basata sull'obbedienza senza discussioni e sulle rigide norme da seguire. Nel 1966, in concomitanza alla nomina di Monsignor Bartoletti ad amministratore apostolico sede plena, il rettore del seminario si dimette e Monsignor Bartoletti nomina al suo posto Don Bruno Tommasi, che nel 1991 sarà nominato arcivescovo di Lucca.
Ho conosciuto Monsignor Bartoletti nel 1965, quando sono entrato in seminario, e è stato importante proprio l'incontro con lui in seminario, perché lui mi ha insegnato in maniera profonda e personale un rapporto singolarissimo con il Signore Gesù. Per lui c'erano tre amori che attraversavano la sua vita e che ci comunicava: l'amore per Cristo, l'amore per la Chiesa e l'amore per le persone. Il Vescovo avvia un cambiamento radicale. Convoca un gruppo di lavoro formato da sacerdoti esperti e laici impegnati. Chiede loro consigli e suggerimenti sulla gestione del seminario, che diventa così una comunità di persone responsabili che insieme si impegnano alla formazione di una personalità umana e sacerdotale valida. Il Vescovo Bartoletti diventa un amico ed un padre, un'autentica guida nel cammino verso il sacerdozio. Normalmente noi abbiamo, che so, l'immagine dei vescovi, quelli almeno più antichi, diciamo così, difensori totali dell'ortodossia, delle persone in qualche modo chiuse o un po' timide e paurose. Ecco, invece, quando si incontrava lui, era possibile parlare di tutto, proprio dalla barzelletta fino all'ultimo libro di teologia, anche scritto da teologi, ecco, non proprio in linea, diciamo così, con il magistero della Chiesa. Quello che per lui era, quello che era importante proprio per lui, voleva che in qualche modo noi si diventasse critici, assumessimo un po' un'intelligenza, una capacità proprio di lettura critica delle cose, delle idee, delle persone con le quali noi venivamo a contatto. Ma il suo episcopato attraversa anche momenti difficili. Da 31 anni sono sacerdote. Il cammino è stato lungo, le grazie del Signore innumerevoli. Ma la mia risposta è sempre debole, intermittente, emotiva, oggi stanca e dubbiosa. Mio Dio, abbi pietà di me. Guarda il mio desiderio di te, di amarti, di servirti, di goderti. Dammi la forza di compiere ciò che mi chiedi. Nel 1970 inizia una serie annuale di convegni diocesani pastorali che si svolgono in modo parallelo sia per il clero che per il laicato. In quel periodo, ma anche precedentemente, un valido contributo lo riceve da Don Filippo Franceschi, che diventerà poi vescovo di Civitavecchia, di Ferrara e infine di Padova, e col quale Monsignor Bartoletti si trova in perfetta sintonia. Ci saranno i famosi convegni al Fiumetto, dove convergono schiere innumerevoli di laici, e lì fa riscoprire a tutti i cristiani laici la loro dignità, la loro vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo. Ma non laici per fare i sacristani, laici per essere sale e luce, fermento evangelico nel tessuto della storia umana. Il 16 gennaio 1971, a distanza di quasi 13 anni dal suo arrivo a Lucca, Monsignor Bartoletti viene nominato arcivescovo coadiutore con diritto di successione. Che cosa significa questo nella sua vita episcopale a Lucca? Non è cambiato nulla ed è cambiato tutto. Sono legato e incarnato in questa chiesa di Lucca. Devo esservi segno dell'amore di Dio, della ricerca del Vangelo, della presenza di Gesù, il Signore. So bene che mi attendono grosse difficoltà e grandi responsabilità. Devo dare un ordine nuovo alla mia giornata e al mio lavoro. Egli viveva per la Chiesa. Possiamo dire che con la Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa ha vissuto. E ce la faceva gustare. Ma la Chiesa non come qualcosa di astratto o di teorico. La Chiesa che era incontro tra le persone, era comunicazione, era tentativo di riannodare continuamente le fratture che si potevano essere realizzate. Chiesa che era fondamento sul Cristo, ma anche comunicazione fraterna profonda, culto dell'amicizia, sempre nel nome del Signore. E davvero queste cose rimangono dentro il cuore e le porto con me come un tesoro prezioso a cui far sempre riferimento. Mentre continua il suo impegno per la diffusione delle idee conciliari ed anche il suo futuro sembra legarsi sempre più alla diocesi di Lucca, si aprono per lui nuove prospettive. Gli impegni si moltiplicano.
Già da tempo ricopre incarichi importanti a servizio della Chiesa Universale, come presidente della Commissione per la Dottrina della Fede, membro del Consiglio della Segreteria del Sinodo e relatore al Sinodo del 1971 sullo stato della Chiesa nel mondo. La Chiesa trae in questo tempo la sua forza e la sua luce dal Concilio. Perciò, se vogliamo vedere la Chiesa nelle sue realizzazioni più valide, non abbiamo che da riferirci al Concilio. Innanzitutto il rinnovamento liturgico che ha posto il popolo di Dio in un contatto vivo e immediato con la parola di Dio, che conseguentemente ha dato anche al laicato il senso vivo di essere parte viva del popolo di Dio ed ha quindi esaltato la esigenza della partecipazione alla vita della Chiesa. Sono questi in realtà gli aspetti più positivi ai quali potremmo aggiungere la partecipazione voluta dal Concilio al movimento ecumenico, al quale potremmo anche aggiungere lo sviluppo della teologia in una ricerca vasta che si illumina dalle indicazioni del Concilio stesso. Non possiamo perciò negare che nella vita della Chiesa in questo periodo vi sia stato un forte movimento di rinnovamento o di aggiornamento. Intanto, in tutto il paese sono in atto violenti scioperi e manifestazioni studentesche. La contestazione si trasforma in guerriglia urbana e l'Italia cade nel caos. Le città diventano teatro di scontri cruenti. Il paese, ad opera di estremisti di destra e di sinistra, ma soprattutto delle Brigate Rosse, si trova a dover affrontare un tragico lungo periodo che passerà tristemente alla storia sotto il nome di Anni di Piombo. Certamente i più difficili e drammatici della storia della Repubblica, che culmineranno nel 1978 con l'omicidio di Aldo Moro. Che cosa erano gli anni 70? Erano anni di una tensione inesprimibile e Bartoletti invece era una persona senza tensione, una persona dolce, una persona tranquilla. E sembra strano poter pensare a una persona così capace di eliminare le tensioni, anche se poi le viveva dentro magari, in un mondo totalmente conflittuale. Sono stati anni anche della follia, la follia di considerare il salario variabile indipendente o di considerare in pratica la fantasia al potere e poter gestire anche la società ammazzando qualche brava persona che faceva il suo mestiere. Sono stati anni durissimi, durissimi, forse il decennio più duro di tutta la nostra vita. Frattanto, nell'agosto del 1971, all'età di 81 anni, muore Albertina Donnini, vedova Bartoletti, la cara mamma Albertina, la madre del vescovo Enrico. Il 4 settembre 1972, Monsignor Enrico Bartoletti è nominato da Papa Paolo VI, che era succeduto a Giovanni XXIII il 21 giugno 1963, segretario generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Il distacco da Lucca è doloroso. Soprattutto avrei voluto darvi l'esempio di un vescovo in azione contemplativa, che dalla preghiera e dall'unione con Dio sa trarre luminosità di insegnamento e coerenza di vita. Non ci sono certo riuscito, ma voi, pur tra le deficienze e le incoerenze del mio vivere ed agire, avete compreso il mio stile, avete scoperto il mio umile segreto. Era dal 1959 che il cardinale Giovan Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, conosceva Monsignor Bartoletti, da quando cioè lo aveva invitato a tenere conversazioni sullo stato della società e la presenza della Chiesa. Avendo avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo personalmente, Paolo VI ritiene che Bartoletti sia l'uomo giusto per cercare di dare una fisionomia alla Chiesa italiana negli anni difficili del post-concilio e per indirizzare la Conferenza Episcopale verso una maggiore assunzione di responsabilità nei confronti della difficile situazione culturale e politica italiana.
Monsignor Bartoletti si dedica a questo nuovo e importante mandato con la consueta efficienza e competenza. Uno dei primi impegni è quello di favorire i contatti e i rapporti interpersonali tra i vescovi. Ma il primo progetto che Monsignor Bartoletti affronta con decisione è il cammino pastorale Evangelizzazione e Sacramenti. Con una lungimiranza fuori dal comune, ipotizza l'esistenza di un'Italia che debba essere evangelizzata. Ricordo sempre quando nel 1973, in comunicazione che lui fece ai vescovi italiani, quando affermò: cari confratelli, perché non ammettere che l'Italia sta diventando terra di missione? E i vescovi lo guardarono meravigliati. Posso citare uno in particolare, il Cardinal Siri, che rimase sorpreso da una tale affermazione. Contemporaneamente si rafforza sempre più la convinzione che la strada dell'evangelizzazione debba necessariamente passare dal laicato con la naturale valorizzazione della presenza della donna nella Chiesa. Un contributo notevole per la promozione del laicato femminile lo dà in quel periodo l'onorevole Maria Eletta Martini. Rimane la Chiesa col suo alto potere, la sua alta responsabilità, con una carenza di sacerdoti sempre più evidente, e allora il laico non supplente, ma che a titolo personale porta avanti delle esperienze, può essere un fatto assolutamente utile. Prevedendo, diremmo con qualche anno di anticipo, quella che sarebbe stata la grande valorizzazione del laicato che ha fatto il Concilio, quando ha messo i laici addirittura come titolari dell'evangelizzazione, come tutti i cristiani. Questa stagione di nuova evangelizzazione può essere considerata una tra le più lucide e valide intuizioni di Monsignor Bartoletti. Una cosa che mi ha colpito fin dall'inizio è il fatto che Monsignor Bartoletti avesse molta fiducia nelle donne, nel laicato femminile. Bisogna tener conto che allora il discorso era molto brutto e brutale, era il momento nel quale i radicali proponevano l'utero è mio e ne faccio quello che voglio, e ogni sponda che si poteva cercare per portare avanti un ragionamento rispettoso della dignità della donna e rispettoso della vita del bambino è stato di una utilità enorme, e in questo noi avevamo come punto di riferimento costante Monsignor Bartoletti. Ma nella sua straordinaria lungimiranza mette in luce altri problemi, attuali ancora oggi. Certo, il primo e più grave problema, la prima e più grave difficoltà che la Chiesa affronta in questo momento è la crisi di fede. La crisi, cioè, nella accettazione del contenuto oggettivo della fede, e conseguentemente anche la accettazione e l'ossequio religioso al magistero della Chiesa, che è essenziale alla sua stessa costituzione e all'annunzio del Vangelo. Ed è chiaro che a questo problema è anche congiunto il problema della partecipazione alla promozione dell'uomo, il problema dei poveri che la Chiesa deve aiutare, difendere, come pure non manca, ed è anzi uno dei problemi più gravi ai quali l'attenzione del Santo Padre si è di continuo rivolta, il problema della pace. A Lucca, il 20 gennaio 1973, all'età di 95 anni, muore l'arcivescovo Antonio Torrini. Il giorno seguente, Monsignor Bartoletti annota: il Signore scrive dritto con le nostre righe storte. Sento ora la sua bontà nell'avermi concesso di chiudere gli occhi al vecchio arcivescovo e di succedergli in questa chiesa che ho amato. Credo che sia stato il suo modo di comportarsi, di agire, di servire l'arcivescovo Torrini, sia stato un esempio a tutti noi del clero lucchese di quel tempo, perché ci ha insegnato che si è veramente sacerdoti, operatori di una vera pastoralità, quando si è capaci di amare gli altri servendoli. Ma il suo grande desiderio di continuare a svolgere il suo ministero episcopale anche al servizio della Chiesa lucchese sfuma dinanzi agli impegni sempre più gravosi al servizio della Chiesa romana e ai persistenti problemi di salute che lo accompagnano da tempo.
Il 2 aprile del 1973, infatti, Monsignor Enrico Bartoletti annuncia ufficialmente che Monsignor Giuliano Agresti sarà il nuovo vescovo di Lucca. I giorni precedenti l'annuncio sono agitati. Ora sono solo. Credo nella croce e accetto la croce. Signore, aiutami a portarla fino in fondo, con amore, con fedeltà, con speranza. La Pasqua del 1973 è l'ultima che trascorre a Lucca. Lascio Lucca per sempre, distacco tremendo. Rimpianto per quello che non ho fatto. Dolore per il disagio di questi ultimi mesi che forse hanno cancellato tanto di me. Deo gratias. Distacco anche dalle persone, specialmente da alcuni sacerdoti. Sono tuoi, Signore. Li ridono a te. Ricomincio come Abramo. Sono sulla via di Emmaus. Rientrato a Roma il 24 aprile, torna subito ad occuparsi con tutte le sue forze dei molteplici problemi che lo attendono al servizio della CEI e non solo. Tra l'altro, si deve occupare dei rapporti con i politici italiani per le vicende referendarie sul divorzio e sulla questione spinosa di una eventuale legge di regolamentazione dell'aborto. Sul piano politico dominava il problema dell'aborto. Eravamo reduci dalla battaglia fatta per l'abrogazione della legge sul divorzio e dalla sconfitta subita, e immediatamente dopo, contrariamente a quello che avevano detto i divorzisti, è venuto subito a galla il problema dell'aborto. E Monsignor Bartoletti si è trovato all'interno di questa tempesta, tentando sempre, almeno dal mio punto di vista, ma non solo dal mio, con grandissimo equilibrio e con grandissima saggezza, di non accendere gli animi gli uni contro gli altri, ma di aiutare il dialogo, di aiutare la ricerca di una soluzione possibile. Pur tra mille difficoltà, per Monsignor Bartoletti l'impegno costante rimane sempre quello di traghettare la Chiesa italiana sulle sponde del Concilio, che in poche parole significa passare da una chiesa di praticanti a una chiesa di credenti. A monte di queste difficoltà sta anche la diversa interpretazione del Concilio, perché se vi è una eresia della violenza e della distorsione del Concilio, vi è anche una eresia della inerzia nella realizzazione del Concilio stesso. Questo ruolo di traghettatore, già emerso chiaramente a Lucca, esplode a Roma con l'imponente lavoro di organizzazione e preparazione del primo grande piano pastorale della Chiesa italiana, che culminerà, nel novembre del 1976, in un convegno ecclesiale nazionale dal tema Evangelizzazione e promozione umana, nel quadro del programma pastorale Evangelizzazione e sacramenti. E lui mi disse: Padre, la CEI ha pensato di fare un grande convegno ecclesiale per verificare la recezione del Concilio Vaticano II da parte della Chiesa italiana a 10 anni di distanza. Io sono il presidente della commissione preparatoria. Vorrei che fin nella commissione di presidenza fossero presenti tutte le componenti ecclesiali. Io sono vescovo. Lazzati mi ha già detto di sì, quindi abbiamo un laico. Adesso ho bisogno di un prete e di un religioso, e questo deve essere lei. Dico: Eccellenza, abbia pietà di me, sono direttore da poco tempo, mi sto ancora orientando. Facevo qualche difficoltà. Lui mi guardò con uno sguardo che non ho più dimenticato e mi disse, con una umiltà profonda: Padre, non mi dica di no, mi dia una mano. Non potevo dirgli di no. Poi il Signore se l'è preso 8 mesi prima della celebrazione del convegno, e oltre alla mano il Signore si è preso anche il braccio. Però è stata un'esperienza bellissima, perché siamo andati avanti 2 anni e mezzo insieme e ho potuto conoscerlo da vicino. Era il primo convegno ecclesiale della Chiesa italiana, la liturgia l'aveva in gran parte studiata lui, insomma c'era Monsignor Bartoletti dappertutto, però non c'era perché era già in paradiso. E credo che questa
presenza-assenza abbia praticamente condizionato in modo estremamente positivo quello che è stato uno dei momenti più alti e più belli, secondo me, della Chiesa italiana. Il 7 ottobre 1974, in occasione del suo compleanno, Monsignor Bartoletti ci consegna, attraverso questi appunti, uno dei tanti volti del Signore. Questo è semplicemente Gesù, l'amico vero a cui affidarsi e al quale offre, umilmente, la sua pochezza. Nel mio 57° compleanno vedo la mia nullità e miseria, ma ringrazio il Signore, perché ogni giorno che mi concede è un segno del suo amore per me. Molti e complessi continuano ad essere i problemi dei quali Monsignor Bartoletti si deve occupare. Dalla revisione del concordato tra Stato e Chiesa, che verrà poi firmato nel 1984, alla pesante crisi della Democrazia Cristiana, esplosa all'indomani delle elezioni amministrative del 15 giugno 1975, fino al declino inarrestabile dei movimenti cattolici. Ebbi la fortuna di vedere l'incontro, solo l'incontro naturalmente, senza il colloquio, con Aldo Moro, come lui lo salutò, con quale preoccupazione negli occhi e nel viso lo zio era in grande tensione, gli strinse la mano, io credo 10 volte prima di mandarlo via. Intanto, nel dicembre del 1975, a Monsignor Bartoletti viene rinnovato l'incarico di segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Nonostante la fatica, la stanchezza, ma soprattutto la malattia, una forma giovanile di diabete che lo porta, nel tempo, a farsi 3 iniezioni al giorno di insulina, non si sottrae mai agli impegni che il suo stato richiede e rimane a lavorare nel suo studio fino a notte fonda. Alle 11:30 tutte le mattine io andavo da lui con la scusa di fargli firmare una lettera perché potesse prendere qualcosa. Ma molte volte non era possibile questo per le udienze. Per Monsignor Bartoletti il lavoro e la fatica aumentano, soprattutto all'inizio del 1976, quando, all'orizzonte, si va concretizzando la certezza dell'approvazione di un referendum radicale sulla legalizzazione dell'aborto. In continuazione lo chiamava il Papa, ma proprio tante volte durante il giorno. Oppure c'erano queste necessità di risposte per scritto, allora incaricava uno dei suoi segretari di correre dal Papa a portargli queste missive, queste letterine, diciamo, e ne riceveva pure lui. Gli ultimi giorni di Monsignor Enrico Bartoletti cominciano da lunedì 1 marzo 1976 con un colloquio in Vaticano che si concluderà a 12:30 tra Paolo VI, il segretario di Stato Viglio, i sostituti Casaroli e Benelli e lo stesso Monsignor Bartoletti. La discussione verte sulle indicazioni da dare ai politici italiani circa lo scottante problema dell'eventuale legalizzazione dell'aborto qualora passasse il referendum. Bartoletti è distrutto. Nella notte tra il 1 e il 2 marzo viene colpito da un attacco che all'inizio sembra un intensificarsi della polinevrite di cui soffre. Con l'aumento di diffusi dolori al torace, viene ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove viene diagnosticato un infarto cardiaco. Il 2 marzo mattina la situazione sembra grave, ma non gravissima. Nella serata di giovedì 4 marzo si parla di un sensibile miglioramento, ma alle 3 di venerdì mattina si ha un arresto cardiaco. Dopo vari e disperati tentativi di rianimazione, alle 8 ne viene comunicata la morte. È il 5 marzo 1976. È una morte inaspettata, traumatizzante, non per lui, ma per la Chiesa italiana, la società tutta in generale e per la diocesi di Lucca in particolare.
Era una speranza per molti e per molti è rimasto una speranza che la morte a soli 59 anni ha spezzato. Conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me, e per le mie pecore do la mia vita. La salma, composta nella piccola cappella della CEI, è affettuosamente visitata da ecclesiastici e da politici, ma anche da gente comune che ogni mattina, assieme a lui, era solita partecipare proprio in quella cappella all'Eucaristia. Il giorno seguente, un commosso Paolo VI asperge la salma di quello che era, oltre che un amico, un prezioso collaboratore. La cappellina della CEI, dove lui celebrava quasi come se fosse nella cattedrale di San Martino a Lucca, con la salma di Monsignor Bartoletti, lì il Santo Padre Paolo VI che viene a trovarlo e l'abate di San Paolo che era sospeso a Divinis che si inginocchia a baciare la mano al Papa e il Papa lo abbraccia. Quindi intorno a un santo della fede, a un santo dell'amore cristiano, a me è parso che si ricomponessero anche le spaccature crude e forti che c'erano in quel momento nella Chiesa. Lunedì 8 marzo, alle ore 11:30, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, si tengono i solenni funerali presieduti dal Cardinale Antonio Poma. Partecipano numerosi cardinali, 52 vescovi, oltre 120 sacerdoti, il Presidente del Consiglio, Onorevole Aldo Moro, molti ministri e numerose personalità civili e della cultura. Al termine, il feretro muove alla volta di Firenze dove, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, ha luogo un rito funebre. Il mattino successivo, 9 marzo, la salma attraversa il suo paese natale, San Donato di Calenzano. Alle ore 17 di una giornata piovosa, accolto da migliaia di persone, il vescovo Enrico Bartoletti fa ritorno a Lucca. Benedetta dal vescovo Giuliano Agresti, la salma di quello che era stato il suo predecessore viene tumulata nella Cattedrale del Volto Santo, la Cattedrale di San Martino, la sua cattedrale. Il viaggio terreno del vescovo Enrico, un viaggio sofferto, faticoso, a volte penoso, finisce qui. Ha ascoltato l'invito del Maestro per passare dalla riva del tempo alla riva dell'eternità, dove lui, che si era donato a Cristo e alla Chiesa senza condizioni e senza riserve, può finalmente incontrare l'unico amico vero di tutti i giorni, come egli amava definire quel Cristo che ha sempre amato e desiderato oltre ogni cosa. A distanza di 30 anni dalla sua morte, inizia il cammino verso il processo di canonizzazione, richiesto all'unanimità dall'intero sinodo della Chiesa lucchese. Il processo di canonizzazione è iniziato ufficialmente l'11 novembre 2007, nella solennità di San Martino. In quell'occasione, in cattedrale, durante una solenne celebrazione si sono insediati gli organismi che portano avanti la causa stessa, cioè il tribunale con il giudice delegato e i notai, il promotore di giustizia, il postulatore,
la commissione storica e la vicepostulazione. La commissione storica sta raccogliendo, valutando e studiando gli scritti e i documenti, come anche le situazioni storiche nelle quali ha vissuto il Vescovo Enrico. La vicepostulazione promuove, attraverso pubblicazioni varie, attraverso incontri, convegni, la figura, la vita, l'opera, il magistero, l'azione pastorale del Vescovo Enrico, ed anche questo documentario è in questa linea. Compito del Tribunale nella fase istruttoria è quella di verificare le virtù eroiche del servo di Dio, così si chiama il candidato alla santità, cioè deve valutare se questa persona, se questo fedele ha vissuto in maniera radicale lo spirito del Vangelo, la sequela di Cristo. E per far questo il Tribunale è chiamato ad ascoltare alcune persone che nella vita hanno conosciuto, hanno incontrato, sono state vicine alla persona che è chiamata alla santità. Credo che facendo questo processo, avvicinandoci a questa figura, possiamo davvero metterci alla scuola di un uomo e di un vescovo che ha vissuto integralmente il Vangelo e che ha portato nella Chiesa quel vento nuovo che il Concilio Vaticano II aveva proposto per tutti. I santi sono il capolavoro della sapienza di Dio. È con questa consapevolezza, sarei per dire con questa fede, che ci siamo mossi qui nella nostra diocesi di Lucca alla ricerca della santità del nostro carissimo fratello, il Vescovo Enrico Bartoletti, che mi ha preceduto qui sulla cattedra della Chiesa di Lucca. La ricerca si è mossa su vari fronti, è una ricerca anche semplice, perché in fondo la vita cristiana e la santità è espressione della vita cristiana di tutti, ma è una ricerca per la verità anche complessa, quando si tratta di andare a leggere le tracce profonde che la sapienza di Dio ha lasciato appunto in un discepolo. Tutto questo impegno viene a testimoniare il profilo di una Chiesa che si impegna nella ricerca delle motivazioni e degli episodi che quindi narrano, esaltano, pur con della semplicità e profondità, le virtù eroiche di santità appunto di questo fratello vescovo. Di Monsignor Bartoletti la caratteristica che mi colpiva di più era di saper dire delle cose estremamente profonde, ma in un modo molto semplice, molto accessibile, e lo dico forse in termini banali perché dovrebbe valere per tutti questo, ma lui ci credeva veramente in queste cose e aveva un fascino nei confronti particolarmente della gioventù universitaria che ne fa una figura certamente non dimenticabile. Monsignor Bartoletti è stato certamente, nel senso più profondo e più largo, un uomo di chiesa, un uomo di comunione. Ma è riuscito ad esserlo perché è stato nella sua radice un uomo di Dio. Lui non era l'uomo delle frasi roboanti o delle grandi scoperte, era l'uomo della santità. Io so che tutte le volte che non avevo coraggio, che non sapevo più quale strada cogliere, mi rivolgevo a lui e ne venivo sempre via rasserenata e rassicurata. Se si tratta di dare una testimonianza alla sua santità, alla sua rettitudine di vita, io la darei a piene mani. È una persona certo che diciamo non solamente e ha servito la Chiesa con una grande fedeltà e anche il Regno di Dio, ma direi che ha portato su di sé molte sofferenze e le ha portate con grande dignità e con grande pazienza. Era un po' un esploratore e riusciva in qualche maniera a comunicarci questa necessità di farci
custodie e interprete del nostro tempo in una prospettiva che fosse il più possibile libera e autonoma, in quanto vissuta in una dimensione ecclesiale di cui lui era custode, ma non necessariamente despota. Ecco. Uomo di carità a tutto campo, con le persone umili e semplici, con le persone superbe e con le persone sapienti. Le ha vinte tutte, ha vinto i cardinali della Curia Romana con la bontà e con la carità. Univa sapienza e bontà. Siccome si parla di Bartoletti come un santo, non era soltanto un santo nello spirito, era anche un buon organizzatore. Aveva, se mi è permesso, da ex allievo dei Gesuiti, aveva anche qualcosa da Ignazio di Loyola. Ma certamente c'è un elemento che mi ha sempre colpito profondamente, è la sua profonda interiorità, che sapeva trasmettere nel dialogo personale, in quell'attenzione premurosa che egli aveva nei confronti di ciascuno, però traspariva il suo cammino interiore, la sua profonda fede, il suo affidarsi al Signore giorno per giorno. Ma credo che veramente una figura come questa potrebbe ridare fiducia anche a quanti hanno amato, a quanti hanno sofferto, a quanti si sono impegnati storicamente, concretamente nella nostra Chiesa italiana perché il Concilio fosse accettato, accolto e vissuto come un dono di Dio, una nuova Pentecoste. Questo servo di Dio che, con la sua forza morale, la sua lucida intelligenza, la sua lungimiranza, ha sopportato pazientemente il peso delle enormi contraddizioni della Chiesa italiana per la quale ha donato la sua vita, ora è in cammino verso la canonizzazione. Il percorso è ancora lungo, ma mentre aspettiamo, saldamente ancorati alla riva del tempo, ci piace ascoltare una voce che giunge dalla riva dell'eternità. È una voce amica, una voce che ormai è diventata molto familiare. Ed io, pur lontano da voi, seguirò il vostro canto e mi ricorderò del monito di Agostino. Canta come il viaggiatore, canta ma cammina, canta e cammina, senza deviare, senza indietreggiare, senza fermarti. Qui canta nella speranza, lassù nel possesso. Questo è l'alleluia della strada che percorrerò con voi, anche se lontano da voi. Quello sarà l'alleluia del possesso che finalmente spero di raggiungere con tutti voi.